Nell'ultimo ASCO sono stati presentati i dati di tollerabilità della darolutamide, una delle tre molecole dello scenario terapeutico del carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico. Grazie ai dati che conosciamo piuttosto bene dello studio ARAMIS, uno studio questo che era stato disegnato per confrontare l'efficacia di darolutamide verso placebo in questo setting di pazienti appunto non metastatici, definiamo metastatici secondo quelli che sono una stadiazione con TAC scintigrafia ossea, l'efficacia sulla base di un endpoint primario molto importante, molto particolare, che è la metastasy free survival, che nello studio ARAMIS darolutamide aveva brillantemente raggiunto rispetto al braccio placebo. Peraltro nell'ultima aggiornamento dello studio che era presentato proprio lo scorso anno, vi era stato anche un aggiornamento riguardante appunto il dato di sopravvivenza globale in cui darolutamide risultava raggiungere quindi anche il dato di sopravvivenza rispetto al braccio placebo. Ottenuti questi due dati, metastasy free survival e sopravvivenza globale, a questo punto ci si chiede quanto possa essere utile in termini di tollerabilità. Conosciamo già molto bene naturalmente quelli che sono i dati di tossicità della molecola, dati questi molto ben consolidati dallo studio registrativo, dalla prima presentazione dello studio ARAMIS, in cui ci diceva che la molecola effettivamente era ben tollerata senza particolari eventi avversi. In più sapevamo anche dell'efficacia del time to progression, del time to first cytotoxic chemotherapy e del time to first symptomatic skeletal event. Proprio all'ultimo ASCO sono stati presentati quelli che sono i dati di tollerabilità in termini di discontinuation therapy, tenendo conto un dato estremamente rilevante, che quasi il 99% dei pazienti, quindi quasi tutti i pazienti, 98.6, quindi quasi il 99% dei pazienti, sono stati in grado di poter ricevere in maniera continua anche il trattamento con darolutamide, ma nello stesso tempo poco meno del 90% dei pazienti che avevano dovuto eseguire una riduzione di dose del trattamento sono stati in grado poi comunque di riprendere il trattamento regolarmente alla dose piena con darolutamide. Questo quindi è un dato presentato ad ASCO che rafforza ulteriormente i dati già noti di tollerabilità della molecola e quindi di conseguenza ci fa vedere come effettivamente è un trattamento molto ben tollerato, un trattamento questo che possa prevenire in questo setting paziente l'evento comparsa della metastasi e impattando anche poi sulla sopravvivenza globale. Dato di tollerabilità, dato di metastasis free survival, un dato di overall survival che è a questo punto consolidato ad un follow up anche più ampio, anche più lungo, e quindi di conseguenza conferma quanto già lo studio ARAMIS nella sua prima versione e prima pubblicazione aveva già sottolineato.